Aspettavo questo momento da un sacco di tempo. A furia di fare cartoon joke che riguardavano dei cartoni da cui poi sono stati tratti questi film, avevo una voglia matta di parlarvi della mia opinione in merito appunto ai live action della Disney. Come sapete, sono saltati fuori qua e là nei vari episodi di Cartoon Joe l'anno scorso, però appunto essendo una rubrica dedicata ai film d'animazione non potevo mettermi a parlare di film veri e propri, ma adesso che abbiamo TV Joe posso farlo e non vedevo l'ora di portarvi questo contenuto. Partiamo dal principio. Sicuramente dovrei andarmi a recuperare i live action più vecchi, quindi quelli dedicati alla saga della Carica dei 101, del Libro della Giungla, se non mi ricordo male, c'è stato un live action molto vecchio. Mi riferirò a quelli più recenti, quindi quelli usciti dal 2010 in poi, in sostanza, che sicuramente conoscete anche voi che girate sul mio canale. Partiamo subito con Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio. Ho letto i romanzi di Lewis Carroll, quindi io so che molte cose rispetto al cartone sono state riprese meglio forse nella versione appunto live action. L'ho trovato molto bello, il primo, regia di Tim Burton, cosa poteva non essere, però il secondo mi ha un po' deluso. Mi ha un po' deluso perché già di per sé il secondo dei due romanzi di Lewis Carroll non mi era piaciuto particolarmente. L'ho trovato forse un po' ridondante. Ho rivisto delle cose già viste nel primo film che magari non mi erano piaciute particolarmente, ma che avevo accettato all'interno il contesto che mi era piaciuto particolarmente. Nel secondo, non so, forse è troppo tempo che non lo rivedo, l'ho visto di meno, quindi lo dovrei andare a rivedere per dare una valutazione migliore forse. Però, da che mi ricordi, il primo mi era piaciuto moltissimo. Il secondo così cos'ha. Però ottima rappresentazione del romanzo, si è discostato tantissimo dal classico Disney che io non ho mai sopportato, quindi in generale l'ho trovato un prodotto molto piacevole. Punto spinoso, il secondo che andiamo ad affrontare, perché parliamo della duologia di Maleficent, quindi Maleficent uscito nel 2014 e Maleficent Signora del Male uscito nel 2019. Ho opinioni contrastanti su questa duologia perché in realtà la prima volta che ho visto Maleficent non mi era piaciuto per niente, mi aveva annoiato tantissimo e non l'avevo abbandonato lì, l'avevo concluso, però non mi era piaciuto particolarmente. L'ho rivisto poi più avanti nel tempo, mi sembra 2 anni fa o l'anno scorso addirittura, e tutto sommato l'ho trovato un buon prodotto, anche questo che si discostava molto dal classico Disney che non rientra nei miei preferiti assolutamente e che vede tutta la storia dal punto di vista di Malefica, e questo l'ho trovato già un'idea abbastanza geniale. Il finale ci può stare, anche se essendo uscito nel 2014 e Frozen nel 2013, ho trovato dei punti in comune con il finale. Volevano l'effetto sorpresa, ma essendo un prodotto Disney anch'esso, l'ho trovato un po' ridondante come significato. Però tutto sommato è stato un prodotto originale alla fine, che si discostava dal classico Disney. Io sinceramente preferisco, come vedrete in questo video, di gran lunga i live action che sono dei film a sé, che tu guardi come se fosse da nuovo, piuttosto che una ricalcare il classico Disney tanto amato negli anni 90, a questo punto anche prima. Maleficent Signora del Male, quindi il secondo capitolo, l'ho visto appunto l'anno scorso, dopo l'uscita, molto dopo l'uscita. Non so se anche quello lo dovrei rivedere per dargli una valutazione migliore, però mi ha annoiato ancora di più del primo, ancora di più del primo la prima volta che l'ho visto. A livello di duologia sicuramente è uno di quei casi nel quale il sequel non supererà mai il film originale. Nel 2015 esce Cenerentola. Mi è piaciuta molto perché appunto riprende la fiaba originale piuttosto che il classico, però dandoti qualche accenno al classico che ti fa venire nostalgia, appunto, che insomma, che piace. Alla fine, quando guardiamo i live action, ci piace vedere qualche riferimento al cartone con cui siamo cresciuti. Certo è che ci vuole una buona media, e devo dire che Cenerentola ha una buona media. È un film che a tuttora riguardo molto piacevolmente, per quanto il classico non sia uno dei miei preferiti. Preferisco il live
live action al classico, hanno dato quel non so che di nuovo a una fiaba già vista, stravista, rivista in varie rivisitazioni. Ottimo, ottimo prodotto. Il libro della giungla, uscito nel 2016. Allora, nello stesso anno e nello stesso momento sono usciti Il libro della giungla della Disney e Mowgli di Netflix, entrambi che parlavano della stessa cosa, quindi di un remake, tra virgolette, della storia che conosciamo tutti del libro della giungla. C'è un po' un dubbio, diciamo, tra quale ho preferito dei due. Perché? Il live action fatto da Netflix l'ho trovato molto più cruento, molto più sanguinolento e molto più realistico, nel senso che probabilmente i registi si sono messi nell'ottica del bambino nella giungla, comunque in un'epoca dove non c'era molta modernità in generale nel quieto vivere di tutti e dove la caccia era una delle pratiche più diffuse. Mi è piaciuto per questo aspetto, ma dal punto di vista fiabesco, ecco, diciamo, chiamiamolo fiabesco, anche se il romanzo da cui è stato tratto comunque non ha niente di fiabesco, è più sul genere avventura, ho preferito la versione disneyana perché appunto gli dà una conclusione molto più simile al cartone che tutti conosciamo e che tutti amiamo, che non è uno dei miei preferiti, ma comunque mi piace vedere. C'è uno humor di fondo molto bello, i personaggi a livello di tecnica CGI sono stati resi benissimo. Forse non ho apprezzato tanto l'ingigantimento di Re Luigi, quello è proprio una cosa che mi è rimasta qui. Per il resto, tutta la storia in generale è molto ben fatta. Nel 2017 esce La Bella e la Bestia. Qua non posso dire niente, ragazzi. L'unica cosa che mi ha scocciato enormemente è stato il cambio delle parole nei testi delle canzoni. Le canzoni, lo sapete, ve l'ho detto mille volte, sono una di quelle cose che mi prende, che mi è rimasta nella memoria da quando ero piccola e che quindi nel momento in cui vado a vedere un live action non puoi storpiarmi. Ho apprezzato molto le canzoni originali del live action, non ho apprezzato la modifica dei testi delle canzoni originali, per quanto abbia capito le motivazioni dovute al doppiaggio per il quale è stata fatta questa modifica. È rimasta qua, insomma, come cosa, ma il live action in sé l'ho atteso tantissimo e mi ha pienamente soddisfatto, devo dire. Anche perché c'è tutta questa retrostoria di Belle, da dove arriva, il padre perché fa quel lavoro, che ha le retrostorie della bestia, insomma, mi è piaciuto come hanno analizzato ancora di più la storia in generale, nei punti che il cartone per un motivo o per l'altro non era riuscito a toccare. Andiamo su un live action che ho apprezzato QB, perché in realtà il classico l'ho visto pochissimo e malissimo. Ritorno al Bosco di 100 acri del 2018, che è appunto la storia, tra virgolette, di come è stato scritto il libro di Winnie the Pooh. Questo sì, è uno dei live action che ho apprezzato di meno, ma per il semplice fatto che a me Winnie Pooh non è mai piaciuto, mai, mai. Io ho un odio profondo verso Winnie the Pooh, mi ha sempre annoiato a morte, non ho mai apprezzato i messaggi, no. Motivo per il quale me ne fregava meno di zero di sapere come era stato scritto il romanzo, ma nonostante questo l'ho apprezzato abbastanza. Ho trovato il protagonista un po' stupido, troppo infantile. Ho capito qual era il messaggio che voleva lanciare il live action, ma il protagonista nella sua età l'ho trovato veramente troppo indietro di testa, e questa forzatura dell'inserire i personaggi di Winnie Pooh in CGI per farti vedere che comunque tutto viene da lì, un po' sforzato come live action, mi è sembrato proprio non una mossa pubblicitaria, però quasi, ecco, dai. Arriviamo invece a un live action che ho apprezzato molto e che mi ha fatto piangere tantissimo, ovvero Dumbo, ovvero Tim Burton. È una delle live action che ho apprezzato di più, perché per quanto Dumbo in sé sia uno dei miei classici Disney preferiti, trovo che per l'epoca che era sono state omesse delle cose che forse al giorno d'oggi andrebbero rivisitate, appunto. Quindi secondo me è stata un'ottima, ottima mossa portare questo film nel grande schermo. Analizza la storia di Dumbo che conosciamo tutti nella prima parte. Nella seconda parte invece verte molto di più su un messaggio molto violento, anche se vogliamo, nei confronti della violenza appunto sugli animali, su come vengono trattati, su quanto l'uomo si senta superiore rispetto agli animali, insomma da un messaggio animalista ecologista molto molto bello, molto attuale. L'ho trovato veramente ben fatto come live action, perché si discosta quasi completamente da quello che noi conosciamo a livello di classico Disney, quindi l'ho apprezzato veramente tanto, e la sfumatura
un po' oscura che tanto ci piacciono i Bartoniani, adorabile. Poi uno dei live action più belli che ho visto è uscito sempre nello stesso anno, il 2019 è stato tipo un boom dei live action della Disney, Aladdin. L'ho adorato tantissimo. Ecco, per quanto riguarda le canzoni originali, sono innamorata della canzone di Jasmine, bellissima, femminista al massimo, e l'ho ascoltata in loop tipo una cinquantina di volte nel corso dei giorni successivi alla prima visione. Le canzoni originali invece tratte dal classico che noi conosciamo, essendo memorabili tanto quanto quelle della Bella e la Bestia, è inutile che aggiunga altro. Però, tutto sommato, posso tralasciare questo punto perché live action prende una piega bellissima, anche qui che si discosta quasi totalmente dal classico in sé, perché rende protagonista Jasmine, rende protagonista un personaggio che fungeva da personaggio secondario nel classico Disney. Quindi l'ho apprezzato tanto questo cambio di rotta, perché ti dà dei messaggi molto belli e molto attuali. Ricalcare il classico Disney sarebbe stata una mossa veramente stupida, secondo me, in questo caso, perché c'erano tante tematiche legate al Medio Oriente che si potevano sfruttare. E devo dire che il live action le ha sfruttate benissimo, oltre al fatto che gli attori, cioè, niente da dire, soprattutto su Will Smith. Ecco, arriviamo alle note dolenti, perché i prossimi tre, che sono gli ultimi tre, già sapete, se siete esperti del tema, sapete già di cosa sto per andarvi a parlare, sono quelli che mi sono piaciuti di meno, quindi mi lascia veramente poche speranze per i prodotti che arriveranno dopo, perché se gli ultimi prodotti fanno così schifo, facciamo che non mi creo aspettative. Ultimo live action del 2019 è stato a mio parere un totale fiasco. Si tratta del Re Leone. Non riesco a farmelo piacere. Mi sono rifiutata di vederlo in altre visioni successive perché l'ho odiato profondamente, a partire dal discorso delle canzoni che, ecco, non digerirò mai il fatto che abbiano reso in una versione rappata male la canzone di Scar, che è la mia preferita. Doppiaggio fatto un po' alla male. Hanno cercato in questo caso, cosa sbagliatissima, di ricalcare paro paro il cartone, il classico tanto tantissimo amato da noi disneyani dall'inizio alla fine, quindi non c'è stata nemmeno una venatura di cambiamento a livello di messaggi, a livello di trama, a livello di personaggi, zero. Non mi è piaciuto per niente, non aveva assolutamente senso secondo me farci un film. Oltretutto, è vero, per carità, niente da dire sulla tecnica perché a livello di computer grafica hanno fatto tantissimo e molto bene, però non serviva a niente, è stato un lavoro secondo me inutile perché che senso aveva rendere a film un prodotto che era già bellissimo così com'era? Quindi non aveva assolutamente senso, avrebbe avuto senso nel caso l'avessero trasformato, che ne so, in un docufilm, non so, se avessero preso un'altra via, così non mi ha soddisfatto per niente. Un live action passato un po' in sordina perché appunto è uscito nel 2020 e solo sulla piattaforma, su Netflix, se non mi ricordo male, Lilo e il Vagabondo. Ho apprezzato Kubi, ma più no che sì, perché mi è piaciuta molto l'ambientazione, resa molto meglio rispetto al classico, secondo me. Alcune tematiche sono state affrontate piuttosto bene, ma erano tematiche che non c'entravano niente col messaggio di fondo che voleva dare già il classico Lilo e il Vagabondo. Io mi ricordo che quando ho visto il live action ho subito rivisto il classico, a mani basse ho subito dato il 100% dei voti al classico e il 15% dei voti al live action. Questo per farvi capire quanto mi è piaciuto. Tecnica, la computer l'ho sfruttata abbastanza bene, i personaggi sono stati resi abbastanza bene, doppiaggio a parte perché il doppiaggio faceva veramente. Però per il resto godibile, ma non all'altezza del suo classico d'origine. E anche qui non si è voluta dare una sfumatura diversa rispetto al classico, quindi cosa devo apprezzare esattamente? Arriviamo alla fine. Questo penso di avervelo già accennato da qualche parte. Mulan, non so bene come esprimermi perché sapete benissimo che è uno dei miei classici preferiti. Mulan è una delle mie principesse preferite. Che dire, me l'hanno smontata completamente perché era già anche lì
un prodotto bellissimo, classico, hanno voluto sviare completamente dal classico Disney, cercando di ricalcare un po' la leggenda, un po' altre credenze, hanno fatto un paciocco, un mappazzone, un pasticcio di roba che presa singolarmente poteva essere sviluppata bene, ma messa tutto insieme no. Se io vi dovessi consigliare un live action da vedere, sicuramente non sarebbe Mulan. Allora, diciamo che erano tanti questi live action, veramente tanti, quindi non ho saputo forse darvi un'opinione ben estesa di tutti i live action che vi ho nominato, però era giusto, e non vedevo l'ora, di farvi un'infarinatura del mio pensiero riguardo a questa trasposizione filmografica dei classici Disney, dei film d'animazione Disney. Quindi voglio sapere la vostra assolutamente, ma soprattutto qua sotto nei commenti fatemi sapere anche se ce n'è qualcuno di cui volete che io parli più approfonditamente. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo mio commento personalissimo possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 25 gennaio con la prima ed unica Books Review di gennaio, e invece il prossimo TV Joe sarà il 13 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.